Non qualcosa che stancherà mai, lo sappiamo. Ragazzi, Ace Combat 2. Prosegue. L'epoca in cui le opening erano anime music videos, o meglio, game, in questo caso nemmeno, erano music videos. Che bel ricordo. Che meraviglia. Signore, stiamo proseguendo Ace Combat 2. E l'Hype Train ha raggiunto il livello 4. Che meraviglia. Abbiamo scoperto che la mia consapevolezza delle opening memorizzata dalla mia infanzia era sbagliata. Delle opening, delle host. Sono bellissime. Sono già l'anima di Ace Combat. Così come, in realtà, lo è anche molto altro. Ace Combat 2, tranne che nella trama, è già un Ace Combat completo. Abbiamo i piloti esperti che appaiono durante le missioni. Gli assi, le leggende che ti danno punti esperienza. Continua a esserci questo... questa dicotomia. Alla fine, il termine giusto è la dicotomia. Tra l'avere un obiettivo di trama e di missione, uccidere, distruggere o sopraffare degli obiettivi, ma contemporaneamente avere la miglior via di gameplay essere distruggere tutto, perché fai più punti esperienza, no? È completamente antitetico alla logica di guerra, perché più c'è molto più rischio, è estremamente disobbediente non fare esattamente quello che ti viene richiesto, eccetera, eccetera, però sei il migliore, e così sali di grado, e sblocchi gli aerei, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi continuiamo a giocare. Voglio vedere quanto tempo ci occupa Ace Combat 2 nella trama, perché mi piacerebbe tanto, tantissimo, poterlo completare al 100%, ma non si può completare al 100%, non si può, finendolo solo una volta. Quindi, escorting our attack operation. Andiamo! Giochiamo! Com'è il volume? Attack the enemy shipbuilding facility after finding an opening when the enemy front unit retreats. We want you to escort the bomber unit for this operation. Target, the enemy fighter unit. As you know, this shipbuilding facility is an important strategic base for the enemy's carrier mobile fleet and supply ships. Escorting our bomber unit is your first priority, but try to sink as many enemy warships as possible. Quindi qua bisogna sfondare le cose. Fly! Più che fight! F-16. Via! Oh, che bello, sì! Credo che siano incorporei, ma non voglio provare. Engage. Con le scrittone. Non è Ace Combat 1. Woohoo! Non spawnano nemmeno gli aerei a certa distanza. Ah, l'ho preso, eh? Come on. Stiamo attenti, abbiamo scoperto che i missili non sono, né per quanto follemente arcade, così limitati, eh? Quindi andiamo di precisione, che ne dite? La escort fallirà se faccio un po' lo...
Mamma mia, è molto più facile abbattere gli avversari. Vabbè che sono elicotteri questi, eh. Forse ne basta uno di missile. Esatto. Ma warning cosa? Forza! Va bene. Devo proteggerli. Bullseye, ma l'ho pagata cara ad Ard. Cerchiamo di eliminare qualunque ostile che possono effettivamente danneggiare i nostri protetti, che non siano quindi elicotteri SCARS in stasi, in over. Sono tanti e pericolosi. Guarda come lanciano i missili, guarda come lanciano i missili. Ma io sono cattivo. Looping. È in coda, non posso andare a catturare un altro stile se c'è in coda uno sui nostri. Anche perché mi sa che basta che ne abbattano uno. Guarda quei missili! Come lo prendono? Avido. Ok, però spero che non finisca la missione troppo presto. Figurati. Ho paura che stiano per ingaggiare altri. No, ma così non ho fatto abbastanza punti. E se ci fosse stata una leggenda nel campo? Secondo me c'è un asso in questa. Infatti, un asso importante. È uno dei bianchi, vero? Dobbiamo proteggerla. Voglio l'F-14 Zoe, ok. Cerchiamolo. Non voglio superare la missione senza fare un buon lavoro. Abbattiamo i pericoli e lasciamone uno, quindi. Anticipiamoli. Ok, questo è abbattuto. Ma ci sono gli altri che sono dietro i nostri. Non posso assolutamente lasciarli. Sono troppo avido di quello che trovo inizialmente piuttosto di quello che serve abbattere. Ecco qua. Impediamogli. Sono sciocchi perché vanno in coda ma non si proteggono. Quindi. Ah, quello non è stato abbattuto, però. Guarda come non cadono.
Tanto sono tutti qua, sono tutti qua loro. Sono fatto prendere. Un po' di piede, un po' di piede. E lo riprendiamo. E lo abbattiamo. Credo che falliremo la missione perché ci siamo allontanati troppo dai nostri. Sono assolutamente sprotetti e non è una cosa che si può fare. Sto facendo una virata con piede strettissima pur di abbattere l'obiettivo. Ma l'obiettivo non è più... Non è quello che ci interessa. Dobbiamo andare verso i nostri. Anzi, quel punto rosso è quello che ci permetterà di fare completismo. Help wanted, lo so, ci penso io. Eccoci. Spero che basti. Spero di aver fatto in tempo. Ok. Ultimo, ma non ultimo. Lo so, siete nei guai. Mi sa che mi hanno battuto tutti. No, li stanno abbattendo come se fossero mosche in realtà. Ne è rimasto uno praticamente. Non faremo un gran punteggio, ma è importante uccidere l'asso. Abbattere l'asso. Ok, andiamolo a cercare. Mike. Non puoi fare le virate strette in questo modo. Allora, avviciniamoci più in fretta ma senza fare un burst iniziale. E abbattiamo subito un rosso. Ok. Vai. Preso. Poi subito, virata stretta con piede. Agguantiamo, rischiamo di schiantarci, ma ne vale la pena. Dovremmo riuscire ad andargli in coda con sta manovra. Esatto, gli siamo in coda. Preso. Sei mio. È una virata abbastanza stretta? No. Via, di corsa. Ora loro saranno distratti ad andare in coda ai nostri bombardieri. Grosso errore. Dai, vai giù. Ok. Poi. Anche te veloce. Celere. Ottimi abbattimenti oggi. Prendiamolo subito. Mancano tre rossi. Tre target. Ho confuso. Praticamente rollato. Piano, ancora no. Ora! Ok, ne mancano due. Ora! Siamo in coda perfetta. Non voglio il target, voglio il piccolo, vai. Ah merda, sono
Elicotteri. Dobbiamo togliere di mezzo gli elicotteri per capire qual è il vero veicolo. Sarà sui bombardieri, probabilmente. Sarà sui bombardieri. Combattere gli assi ti dà completismo. Eccolo lo Zoe. Ti dà le medaglie. Ti dà le medaglie. Oltre ovviamente a punteggi e completismo. Ah cazzo, mi sono confuso con il target. Si vede che è un bravo pilota questo. Preso? No, porca miseria. Ok. Qualcuno mi ha abbattuto. Ok. Spappolino, Dwight Secci, Alessio, Pendragon, grazie. Nice. Senior Master Sergeant, Zoe Captain, grande. Dovremmo stare molto bene attenti a quali ci mancano per il New Game Plus. A proposito, vendiamoci la 4 e l'F4. E cosa possiamo comprare? Vediamo un po'. Ok, X29 e A10. L'X29 sembra molto figo, però non è molto stabile, è molto veloce. Non ci interessa per ora. Che belli questi aerei. Allora, andiamo. High altitude chase. La stabilità è ancora la migliore. L'F16 è scarso nei limiti, però. Grazie ragazzi. The image of an enemy unit in flight was sent to us by a reconnaissance satellite. From its size, the image appears to be a bomber unit in a moving operation. We have also discovered some unidentified aircraft not found in our data. No further details are known. We want you to pursue and eliminate the targets. Target, the enemy bomber unit. At high altitudes, our plane stalls easily. Treat her gently and watch your airspeed. Allora. Via. Sabaku Space Combat, ma da sempre. Da sempre. Rising High. Ah, tra l'altro ci sono X-29. Si installa sopra le nuvole, eh? Un po' borderline. Sapete cosa? Avrei dovuto comprare l'X-29. Avrei dovuto comprare l'X-29. Stallerò continuamente qui.
Ai ai ai. Non posso smettere di accelerare sopra le nuvole. È proprio una meccanica di gioco, non ha a che fare con una fisica del volo per quanto arcade. Dai, su. Non sei l'obiettivo, ma darai sicuramente molti punti. Ok, backed one. Sì, uno. Mica, backed one è un modo molto volgare di dire... È molto cattivo dire backed one. Guarda sti missili, oh. Undertaliana. Uno l'ho preso. Guarda quanto sono bestie. Sono praticamente dei razzi. Sta stallata l'ho voluta fare, però. Ti ho fregato. Guarda un po'. Ah, si è girato anche lui? Cazzo. Merda. Non siamo pari a livello di non siamo pari a livello di performance. Una guerra impari. Mica sembra Maverick, oh. Ah, ti prego, non stallare ora. Non ci arriveranno mai i missili. Lo sapevo io. Non posso decelerare, altrimenti... Stallo. Devo allontanarmi per potergli sfruttare la coda. Devo allontanarmi e poi coglierlo alla sprovvista. Ma devo essere lontano, così. Ah, merda. Per non stallare in volo, devo essere talmente veloce che non riesco a intercettarlo come vorrei. Allora, vediamo se riesco a... Ok. Dai, ne manca uno, forza! Merda, oh, devi stare sopra Mach 1, è vero. Stalli subito. Non funziona così nel mondo reale. Assolutamente no. E tra l'altro era vinta la missione per qualche motivo, non la fallisci se passano il tempo. Però non sono assi, sono X-29 normali, quindi ci interessa meno. Guarda come entra un missile e l'altro invece... Sto cercando di tenermi sopra Mach 1, ma... Vediamo se ho imparato qualcosa. Me la sto giocando molto arcade. Ma è quello che vogliono, quindi. Contento? Mi accontento. Se no... Dove sono gli obiettivi? Non credo che non li intercetteremo più. Infatti, eccoli.
Wow, rischioso. Merda! Stronzo. Che bella missione, eh? Che devi stare sopra la soglia di velocità. È molto speciale. C'è un SR-71? Non me lo ricordavo! Lo potremo mai pilotare? No, vero. Troppo bello per essere vero. Il Blackbird. Oh, oh, come on. Questo sembra bianco, ma... è a Bova, smortacci tua. Dai, devo abbatterli prima che escano. Oddio, sono così veloci e contemporaneamente lenti. Ok, ne manca solo uno. Mamma mia, ce l'ho fatta. Ok. Ok. Dai, qualche X-29 è rimasto in piedi. Ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. L'F-14. Vediamo. Non lo so, fate voi. Va bene. D'accordo. Chi sono io per dire di no? Nel senso, non mi permetterei mai. Mission this time is to take over the enemy arms production base, which is the source of their main weapon supply. If we are successful, we not only inflict serious damage to enemy arms production, but also benefit from control of their base. For this reason, only eliminate escort planes over the base and ground unit. You must take over the base without damaging it. Target. C'è problema. Enemy arms production base defense unit. Remember, your target is the enemy's defense force and not the base itself. Ho capito. Try not to damage the base facilities. Identify your targets carefully, then attack. Va bene, non faccio danni. In questo modo si dovrebbero poter vedere le leggende, no? Dovrei poter vedere enemy. In teoria così dovrei poter essere in grado di vedere se c'è una leggenda. Stanley Dresden, grazie, welcome back. Morto. Se hanno il nome, hanno sono assi, ok. Finalmente possiamo pilotare senza la paura dello stallo. Mamma mia, che tiro che ho fatto.
sbagliato i tempi, ma è una base, non scappa finalmente. Rallenta, vai in coda. Vai in coda, Maek. Come on, piedino. Sembra una seduzione il dogfight. Ok. Bam, giù nel canestro. Così completiamo l'opera e l'allegoria. Questa musica lounge sembra Gran Turismo. Zarron, grazie di cuore. Allora, ok. Via, prossimo gruppo. Merda! Ok, non continuerò a fare allusioni sessuali, mi è già scappata una. Va bene così. Allora. Beh, non distruggeremo la base, ma danneggeremo le sue difese. Sono nemiche. So l'altitude, tranquillo. Bullseye. Sono sopra? No, no, rallentiamo. Facciamoci superare. Farà un errore. Esatto. Questo che ha fatto è un errore. Quanto cazzo è lento. Peccato, non sono stato abbastanza pronto con il Fox 1 o Fox 2. Dai che questi entrano. Perdonatemi se in queste dirette sono abbastanza silenzioso, ma è un'esperienza di condivisione incredibilmente ludica. Anche perché a giocare a difficoltà hard, se vuoi essere anche veloce ed efficace, hai bisogno di un po' di concentrazione. Molto genuina, molto tecnica. Il dogfight è una cosa che ti... sai, stai muovendo tonnellate in volo... o meglio, no, non necessariamente tonnellate numerose, ma... a diversa velocità, quindi a distinta velocità, quindi ricordo ancora la battuta che fece un pilota di SR-71 in cui disse con ragionevolezza assoluta: non ti sei mai perso in vita tua come ti potresti perdere pilotando un SR-71 a Mach 3. Allora lì ti perdi, cioè se ti perdi a Mach 3 ti sei perso per davvero.
Sembra che non ci arrivo, eh. Facciamo così. Saliamo di quota. Via. Mach 3 dovrebbe essere un chilometro al secondo, tra l'altro. Che è una figata. Cioè, se ti perdi. Se ti perdi a un chilometro al secondo, sono veramente cazzi. È l'escudo, esatto. È l'escudo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Ah. Ok. Siamo bravissimi. Chief Master Surge. No, vabbè, non posso citare Duty Calls, la parodia di Call of Duty. Ok, bello, eh. Bellissimo l'F-117, ma ho il brutto pensiero. Ah no, erano Astri. Ho il brutto presentimento che siano una merda totale. Oddio. Oddio, in realtà è forte, eh. Vabbè, non ci serve. Destroying the enemy's prototype bomber. Destroying the enemy's prototype bomber. From the data found in the enemy's arms production base, we have discovered that a prototype bomber is currently in development. According to our data, development of this experimental airplane is nearing completion, and the project has been moved to a facility in Cremona Islands for the final stages of fine-tuning. Would be a great threat to us if they are able to roll out these new bombers. We want you to attack the production hangar, seek out the prototype bomber and destroy it. Lo faremo. Abbatteremo tutto. Allora. Ok. Information, dove sono i miei assi? No, no, no. Ma cosa sono? Dovrei cercare se esiste una cosa del genere. Top Gun. Shuttle. FJ. Eccolo. Questo è cattivo. Ok. Bird. Birded Biker. Grazie. Alex Ryu. Coco. Simos. E Zarron. Grazie delle sub. Fantastico. Ho messo un sub goal standardissimo oggi, ma con live così secondarie mi sento quasi in colpa perché siete un pubblico già molto fidelizzato. Ma anche in realtà molti nuovi che magari non si iscrivono perché non faccio tutti i giorni retro gaming. Allora. Andiamo. Missili. Facciamo attenzione. È certo che porterò l'ultimo Ace Combat Skin. Sto andando in ordine. Su questo canale le cose si fanno bene. Complete. Mai superficialmente. È l'obiettivo. Poverina la shuttle però. È brutto distruggere una cosa così.
Giù. Way, oh. Va bene tutto, ma... Ok. Dove sono i 117? Dove sono i 117? I Top Gun, voglio vedere come pilotano i Top Gun. Un po' passivi, non tenete molto alla vita, manco foste droni. Preso. Allora, con uno. Ah, non l'ho preso, eh? Ok, questo è morto. Spero che dietro ci... Come ha fatto? Non ci sono i flare in Ace Combat 2. Guarda un po'. Ah, perché sono eccoli, perché sono invisibili. Guarda che belli dettagli. Ho capito, ma non posso trovarlo così. Non abbiamo la grafica per poter vedere a occhio nudo, perché c'è po'... Ok. Siamo vicini, non perdiamolo. Eccolo. Beccato. Ok, l'abbiamo preso, ma ne manca uno in teoria. Mi sa che non è facile beccarli così, Ti prego. Eccolo! L'abbiamo trovato! Dai! Eccolo! Non molliamo! Stringi! Stringi! No! Stringi! È in alto? Eccolo! Eccolo! Lo vedo! Lo vedo a occhio nudo! Preso. Oh, è bello lo stealth, eh? Ok. L'ho fatto o no? Ah, ce l'ero dentro! Io non mi ha targettato... c'è un aereo! Ci sono i due cazzuti arrabbiatissimi nemici. Pure il loro stealth? Oh! E basta. Ma quanti sono? Quattro? Non lo sapevo. Ok. 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 Semper Fi. Vediamo un po' se abbiamo fatto punteggi pazzi.
Ho quattro messaggi della moderatrice. Sì, tranquilli, fate tutte le emote che volete. Warrant Officer RMZ1 Stalker. Dai che forte. Assault of the Mobile Fleet. Eccoci qua. Quindi partiamo dal presupposto che dovremmo comprare la 10. E poi questo non ha nulla di particolarmente eccezionale, sembrerebbe. Via. Assault of the mobile fleet. We have received information that the enemy's mobile fleet is on the move. They seem to be ready to rally immediately after joining forces with their frontline troops. Your mission this time is to attack the enemy's mobile fleet and put a stop to the sea invasion operation. Target, the enemy's mobile fleet. The Aegis cruiser's firepower capability is immense. C'è problema, ci penso io. Eccoci! Come lo butto giù questo con la 10? Mi sa che ho fatto una cazzata. Andiamo a fare le cose per bene, ok? Oh, ragazzi, Ace Combat! Ace fucking combat! Il videogioco. Il medium più bello del mondo. Anche se ho un debole per la musica. Un debole molto forte. Ok. Eccolo. Preso. Forza! Ace Combat è un gioco di nicchia. Certo che è un gioco di nicchia. Altro che... È una grande nicchia, tra virgolette, ma still nicchia. Anche Dark Souls era un gioco di nicchia, eh? Non Demon, Dark Souls era un gioco di nicchia. Ah, il cielo stellato.
mamma mia, Michele. Bullseye. E Scombat 2 è su un altro pianeta rispetto all'1. E un giorno porterò anche Ridge Racer, tra l'altro. Type 4. Aha, eccoti qua, altro asso. Ti fai fregare così? A quanto pare. Non una... Oh! Il missile! Ah, ok, si è attivato adesso. Preso! Dietro. Non mollare. Piano con i missili. Preso. Ne manca uno dopo. Merda, ne mancano due. Piano, non spammare missili, non ne hai più. Preso, preso. Uff. Ok, l'abbiamo fatta bene. Ok. Mamma mia, ce la siamo giocata veramente, veramente, veramente bene. Veramente tanto bene. Questa è stata una bella missione. Porca vacca, figata. Cosa c'è? C'era... Oh mio Dio, la porta aerei! C'è la porta aerei! Lo adoro! Ah, lo adoro! Lo adoro! Ok, ok. Ma salva cosa? Ma veramente salva? Ma con chi credete di avere a che fare? Santo Dio. Ho già il gear down, però... Che è sta roba? Target air, ground? Che è sta roba? Ma sono già in gear down? Ma sono velocissimo! Fatemi fare un flyby! Ah, ho 50 secondi, è vero. Vabbè, si fa, si fa. Si fa, si fa. Si fa, si fa. Pull down.
Pull down. Sì, ma rallenta, ho capito che c'è la catena, però... Figurati, con chi cavolo crede di avere a che fare? Frena! Ok. Ok. Grazie. Ehi, no, il nostro. Il nostro. Vediamo. Allora. Non male. Davvero non male. Submarine base deep among the cliffs stretching directly inland from the inlet. We received information from our intelligence division on submarines loaded with deadly cruise missiles. It is considered that this base is likely to be the enemy's main area of operation. We want you to go in for a full attack. Target, the enemy submarine base. Because the air above the base is protected by a similar anti-aircraft missile network to that seen in the Ravine base, flying at a high altitude will be dangerous. Be careful. The cliffs are deep. C'è problema, bro. Se c'è un titolo in cui posso flexare, è Ace Combat. È il volo. Quindi proprio marameo. Quanto cazzo è veloce? Ritiro tutto! Ritiro tutto! Che no! Il riflesso dell'acqua! Hanno fatto il finto riflesso dell'acqua, ovviamente. Bellissimo! Che sogno! Beh, questa è la Ace Combat Mission, eh? Certo, non è una... O meglio, no, la Ace Combat... Ragazzi. Scusate. Ragazzi. Chat, vedete qualcosa che non va? È un'ora che sono in live. Ma ve lo devo dire io? Ragazzi, buongiorno. Boh, un'ora, vi leggo! È un'ora che vi leggo! Eravamo presi! Ma c'è un asso qui? Ma c'è qualcosa? Ma posso andare qua sopra io? No, non posso. Oh! Ok, riatterriamo. Quindi puoi fallirlo anche da frenata. Ho provato a vedere se in arcade bastava far attivare la cutscene. Non basta la cutscene. Ma
pull down, pull down, pull down, pull down. No, troppo, 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 troppo. Ma te lo faccio da questa parte? Tanto quella che conta è la prima, quella che prendi sul serio. Per il punteggio VET. Lunedì, Clatson, grazie. Ok, andiamo. Il pilota non esce se l'aereo si schianta così. Stronzetto, era perfetto. Era perfetto. Oh merda, ho esagerato. Eccoci. Dai, che sia la volta buona. Grazie. Vai. Vai. Vai, vai. Io che accelero perché sono impavido. Merda, mi ha preso! È normale che siamo in low altitude. Ho scelto il percorso più pregno di nemici. Merda! Mike! Che mossa! Che mossa hai fatto! Questo è stato abbastanza banalotto. L'F-18, eccoci. Anche qui siamo arrivati all'F-18.
il mostro. Dopo mano, grazie Cici Balotti, Raider Jack, Raffame, Brian Trash. This operation in the same way you attack the enemy arms production base without damaging the base itself. You must now concentrate your force in attacking the enemy's escort fighter unit and their attack facilities. Target, the power plant defense units. There are many enemy fighters guarding the plant, and there seem to be a large number of anti-aircraft weapons positioned around the base. In this operation, you will face heavy resistance from both air and ground. Give it your best. We're counting on your safety. E questa missione è il nostro tutto. Faremo davvero un buon lavoro. Andiamo. Forza ragazzi, portiamola a casa con tutto distrutto. Avrei dovuto andare a intercettarli con più precisione. Addirittura. Come on. Ma sti missili sono scarsissimi. E dai. Incredibile. Eccolo. È rosso. È un asso. Preso. F-22. Porca miseria. Guarda che bella missione questa. Mancato. Ok. Anticipalo, prendilo! That's how it's done.
Ah, sono elicotteri questi. Me lo ricordo l'Hydra in San Andreas. Ah, troppo avido, eh? Cercare di abbattere tutti in una sola tirata è anche too much a volte. Ma mi ha targhettato quello sbagliato. Mi ha targhettato l'obiettivo da non danneggiare. Ha dato la priorità all'obiettivo sbagliato. Maledizione. Sicuro di aver preso quella giusta. Twitch user Ichigo Stedino, grazie. Non voglio danneggiare di nuovo qualcosa di prezioso. Ok, Gun. Devo guardare bene il nome, altrimenti si rischia. Questo è un elicottero? Dalla lentezza sembrerebbe di sì, e invece no. È solo un belugo. Ok, un besugo. Ingaggio. Gun, non ground. Facile sta missione, me l'aspettavo molto più difficile in realtà. Grande ostilità dall'aria e dalla terra. Vabbè. Signori. Insomma. Moody, grazie. E che dire. Ok. Il replay silenzioso è un peccato. Guarda che lavoro. First Lieutenant. Allora, facciamo l'ultima. Solo che non saprei qual è quella opzionale, quella, cioè, vorrei fare il più completismo possibile, ma... Dai, Dark Star mi sembra un ambiente più figo. Pursuit on the enemy's transport plane unit.
thanks to your tremendous achievements. Non posso farle entrambe, lo so, per questo ti parlavo del New Game Plus in introduzione. As we advance in our invasion, in order to take the dominant position, we want to confuse the enemy by making simultaneous strikes with two separate forces. This mission is codenamed Operation Bellissima. Your objective is to pursue the transport plane currently involved in an enemy Operation Bellissima. And bellissima it is. Ragazzi, il Su-35 è una delle cose, tra l'altro con il logo di S-Combat, è la cosa più vicina a un cheat che esiste insieme al 37. No, bellissimo! Ragazzi, io te li scombat 2 comunque, non il 4, cioè non il 3. Quanto migliorano i scombat con i sequel, ragazzi, non avete idea. Quando i sequel erano veramente sequel. Come on! Oh! Sentite la musica, ragazzi! In S-Combat 3 ci hanno lo spazio, comunque. Come on. Preso. Ti prendo, preso. Oh, uno solo. Preso. Conosco i miei polli ormai. Non ho mai giocato a Top Gun per GameCube, no? Preso. No, è ancora in virata stretta. Ho frainteso la prospettiva. Preso. Oh! Come ha fatto? Ho frainteso la traiettoria. Mi sembrava essersi messo in crociera. A vedere un po'. Wow, in mezzo alla tempesta. Oh, ma sti missili finiscono, Il 97, ragazzi. 97, sì, credo. Preso. Eccolo. Vediamo se stringo un po'. Eccoci qua. Incredibile quanto consumo di missili, oh. Ok. Oh.
Oddio, l'otto tempi non si può fare adesso. Ah, Mach 2. In coda. Yes. Al top. 174k, Captain. Ah, bel finale. Continuiamo a sgamare cose forti qua, eh? Pure, vabbè, la prossima volta abbiamo la low altitude. Allora, il fatto è questo. Secondo me, non possiamo permetterci di... Oh, santa! È tutto così sbagliato! Guardalo! Vabbè, a 10 hai dato. Eccoci. Cioè, se ci pensate, Ace Combat è bellissimo, è sempre un sogno, è sempre più un sogno, ma non possiamo fare live di 3 ore su Ace Combat, perché poi sono re-inguardabili. Ho bisogno di spezzettare e ci sta. Ci sta. Ragazzi, questo è Ace Combat 2. Questo è il retro gaming format. Guardate che figata. Piccolo trivia. Sapete che il verde è lo spettro del colore che l'occhio umano recepisce più forte? È per questo che gli HUD dei caccia sono verdi. E questa è la chicca di Mike prima della buonanotte. Fellers, Semperfy, grazie del supporto. Sabogol quasi pieno. Si prosegue. Importante, voglio farvi contenti. Non vedo l'ora di arrivare a SNM 4.0. Nap Gaming, Maxeres, Oruk, grazie. Grazie di cuore. Il trasloco è a più del 20%. Cioè, nei miei averi è allo zero. Ma nel complesso è più del 20%. Perché i miei averi sono la cosa meno importante. Buon riposo, ragazzi. Alla prossima.